E in questo momento la leucemia mieloide cronica viene trattata con dei farmaci molto efficaci. Questi farmaci inducono subito, molto molto rapidamente, in pochi giorni di trattamento, la remissione ematologica. Abbiamo quindi bisogno di tecnologie diverse, più sensibili, per capire effettivamente qual è l'effetto del farmaco, paragonare quindi l'effetto tra i diversi pazienti oppure tra i diversi farmaci. Per fare questo abbiamo per fortuna delle tecnologie che studiando l'alterazione molecolare presente nelle cellule leucemiche, molto specifica della cellula leucemica, ci danno un'indicazione estremamente accurata e anche con un alto grado di sensibilità sulla livello di risposta della malattia nel singolo paziente alla terapia. In generale, già dal 2006 e sono state poi revisionate nel 2009, l'European Leukemia Network, quindi una organizzazione che è sovranazionale, perché è un'organizzazione molto ben radicata e rappresentata in tutta Europa, non solo in Italia, ha pubblicato delle raccomandazioni per il trattamento per la gestione dei pazienti con leucemia mieloide cronica. Si raccomanda con una cadenza trimestrale di effettuare delle indagini di monitoraggio, sono indagini di citogenetica ma anche indagini cosiddette molecolari, di cui abbiamo detto che studiano direttamente con tecnologie che derivano dalla biologia molecolare il residuo di malattia. Ed è uno dei meriti del GMEMA, il Working Party per la leucemia mieloide cronica, che ha diffuso questo tipo di pratiche e anche reso possibile per tutti i centri, anche quelli che non dispongono direttamente di un laboratorio, di poter effettuare queste indagini. Già da molti anni, diciamo almeno dalle raccomandazioni del 2006, è stata notata una correlazione tra la riduzione di almeno 3 logaritmi entro un anno e mezzo di trattamento con un buon outcome. Questi concetti sono stati ribaditi con le raccomandazioni del 2009, ma ci sono dei progressi ulteriori, dati del tutto recenti, primo nome Amfstein. I trial clinici D'Assisian e Enest hanno tutti indicato che già il valore di malattia residua dopo 3 mesi di trattamento è indicativo dell'efficacia del trattamento stesso, in particolare in termini di outcome clinico, cioè event free survival e addirittura overall survival. Credo che siano dei dati estremamente interessanti. Primo, perché correlano per la prima volta dati di outcome clinici con la risposta molecolare, e secondo punto, perché è raro trovare studi indipendenti tutti che correlano con questo tipo di messaggio, questo tipo di indicazione clinica. All'ultimo congresso ASCE ci sono stati ben 9 abstract che hanno confermato questo dato. Il concetto nuovo che emerge è che anche la valutazione precoce del livello di risposta ha un valore clinico molto importante, quindi non solo andare a guardare sul lungo termine, 18 mesi, 24 mesi, ma anche la cinetica precoce, quindi dato a 3 mesi e anche forse quello a 6 mesi, correlano con una informazione clinica che direi che sia molto forte. Gli inibitori di seconda generazione, adesso ci sono addirittura in sperimentazione quelli di terza, ulteriore generazione affinamento, hanno questa caratteristica che credo che sia molto interessante. La differenza con l'inibitore di prima generazione è che gli inibitori di seconda generazione sono nati quando, sulla scia del successo dell'inibitore di prima generazione, è stata determinata la struttura tridimensionale della proteina, o meglio della parte più importante della proteina oncogenica. Per cui, avendo a disposizione non più
solo una sequenza aminoacidica, ma addirittura una ricostruzione tridimensionale del sito catalitico, sono state disegnate delle molecole più attive. E difatti quello che la storia preclinica di questi farmaci di seconda generazione ha avuto una verifica poi nel dato clinico di maggiore efficacia. Maggiore efficacia in che cosa? In termini sicuramente di efficacia sulla malattia, di profondità della risposta molecolare. Se poi andiamo a vedere i dati preliminari presentati al congresso ma non ancora pubblicati, la probabilità di avere risposte precoci profonde è molto più elevata utilizzando gli inibitori di seconda generazione rispetto all'inibitore di prima generazione. Quello che dobbiamo verificare nel futuro, se ovviamente questi dati vengano confermati, presumo di sì, la tollerabilità sul periodo medio-lungo di tutti questi inibitori, perché certamente anche la tollerabilità, gli effetti collaterali rappresentano degli aspetti importanti per pianificare una strategia sul lungo periodo in questo tipo di pazienti, o anche verificare la compliance con la posologia e la scheda di somministrazione dei vari inibitori. Io credo che sia un aspetto importante per una terapia che è sicuramente di tipo cronico. Ma qua ci riferiamo certamente a uno studio di confronto, uno studio randomizzato, multicentrico, internazionale, quindi sono delle prospetti, quindi delle caratteristiche che rendono da un punto di vista statistico robusto questo trial, quindi clinicamente significativo. Cosa ci dice? Che rispetto al braccio di controllo, quindi il braccio non sperimentale dello studio, costituito dalla somministrazione della terapia standard con imatinib alla dose di 400 mg, il braccio sperimentale di questo studio con dasatinib, anche qua la dose standard di 100 mg in una singola somministrazione giornaliera, ha mostrato una superiorità statisticamente significativa in termini di ottenimento di risposta citogenetica completa e risposta molecolare completa a 12, 18, 24 mesi, quindi tutte le landmark analysis che sono state fatte per valutazione intermedia dei dati clinici. Volevo però sottolineare anche un dato che credo che sia molto importante, che i pazienti che sono stati arruolati nel braccio sperimentale dello studio, cioè quello che riceveva dasatinib alla dose di 100 mg giornalieri, hanno ottenuto anche delle risposte precoci più in una percentuale superiore rispetto ai pazienti arruolati nel braccio di controllo dello studio. In altre parole, la probabilità di avere una risposta molecolare valutata al di sotto del livello del 10% indicata dagli studi di Amstein, dagli studi di David Marin, i pazienti arruolati nel braccio sperimentale avevano una probabilità molto maggiore rispetto di ottenere questo livello di risposta precoce rispetto ai pazienti arruolati nel braccio standard con imatinib di controllo.